Maurizio ci scrive: salve, io sono orientato su una healthy. Infatti, vedendo tanti video su YouTube, tra cui i vostri, ero indeciso se optare tra la Fox 185 o la 181S. Da premettere che sarà usata per uso hobbistico e semiprofessionale nella lavorazione del ferro e la userei per saldare profili in ferro zincato. La nostra risposta è stata questa. Partiamo dal presupposto... Anzi, buongiorno Maurizio. Partiamo dal presupposto che per saldare su ferro zincato è necessario l'utilizzo della saldo brasatura con filo QZ3. Si può fare con entrambe le Fox che mi ha menzionato lei, quindi sia la 185 che la 181S, ma non sono le macchine indicate per fare quel tipo di lavoro per lunghi periodi di tempo. Le Elvi Fox nascono in generale come macchine adatte per l'hobbista esigente che vuole fare un po' di tutto. Se si dovessero fare lavori di saldo brasatura in continuo per molte ore ogni giorno, allora bisognerebbe propendere per altri tipi di macchine, tra cui ho fatto l'esempio della Elvi TP220, che ha una potenza maggiore delle Fox ed è una macchina appunto per uso professionale. Io l'ho detto perché voglio mettere le mani avanti e dire calma, cioè mi dici che devi fare anche profili in ferro zincato, però se li devi fare ogni giorno, guarda che le Fox non sono proprio le macchine adatte, bensì potrebbe esserlo una Elvi TP220. Allora, rimanendo invece su quello che mi ha detto lei, cioè che vorrebbe usarle solo a livello da hobbista, direi che la Elvi Fox può essere la scelta corretta. Entrambe le Elvi Fox che ha menzionato possono saldare a filo, entrambe le Fox possono essere utilizzate con la rete domestica di casa. La particolarità della Elvi Fox 185 è che ha due qualità aggiuntive rispetto alla Fox 181. La prima è che può saldare anche a TIG, solo in corrente continua chiaramente, e la seconda è che ha il PFC e quindi ha un consumo medio di circa il 20-30% in meno rispetto alla Fox 181 a parità di utilizzo. Questo la rende molto più adatta ad essere utilizzata con la rete elettrica domestica. Per qualsiasi altre domande non esiti a contattarmi, chiaramente. E questo un po' chiude il discorso per quanto riguarda quelli che ci hanno chiesto di fare un video di comparazione tra la Fox 181S e la Fox 185. Due macchine decisamente prestanti per l'hobbista esigente e che fanno entrambe elettrodo sia basico che rutilico. Benissimo, fanno entrambe filo, ovviamente con la bobina quella da 5 kg, 200 mm di diametro, però appunto come differenza ci sono quelle cose che ho menzionato prima, cioè che la Fox 185 può fare anche TIG in corrente continua e che ha il PFC, quindi consumi un po' ridotti.